Ehi, ben ritrovati da AndrewLink91 e bentornati su Yo-Kai Watch Puni Puni per il nuovo evento. Avendo scaricato l'aggiornamento prima di concludere l'evento precedente, ero abbastanza fiducioso che l'evento con Yo-Kai Watch Gakuen, incontri del tipo N, non sarebbe stato né una fionda, né un punitto, né un Budokai perché c'era appena stato, ma uno scramble magari oppure un evento classico. E invece no. È un evento fionda. Certo, nello scorso evento non ho assolutamente farmato tanto quanto volevo e in questo evento farmare è praticamente impossibile, quindi sarà per un'altra volta. Però andiamo a vedere quali sorprese ci riserva questo evento, anche se in realtà l'avrei già giocato con il secondo account, quindi mi sono fatto bene o male un'idea di quello che può esserci e nelle slottate non ho trovato nulla, quindi spero che col primo account qualcosa si possa riuscire a fare. Anche perché se no sconfiggere i boss e il mini boss della fionda sarà molto difficile. Il boss della fionda le prime tre volte si riesce a fare anche senza yokai adeguati. Il mini boss bene o male anche senza, fino al livello 40-50 te la fa in scioltezza. Il boss è il vero problema, perché dal livello 4 in poi inizia a essere davvero tedioso. Devi avere almeno due yokai di supporto che possono fare appunto danno aggiuntivo al boss dell'evento. E vediamo però chi è prima. Intanto abbiamo il suo sottoposto che è Digitrooper. È un riferimento palese allo Stormtrooper di Star Wars. Non mi spiacerebbe avere una riproduzione in scala 1-1 della tuta dello Stormtrooper. Però dobbiamo sconfiggerlo. Il primo sarà semplicissimo, sono solo 50 punti danno da dare, quindi anche sbagliate il tiro non è un problema. Eccolo qua, primo tentativo, si fa facile facile, nessun problema. Il nemico possiamo vederlo anche da uno dei nostri amici, è Erzemachia, non ho idea di chi possa essere, magari un nemico che si trova in Yo-Kai Watch Gakuen, non saprei. Vediamo però le quest, che all'inizio sono oscurate, ma c'è un modo per vederle. Vi basterà semplicemente andare qui, questo pulsantone giallo, e cliccare sulla prima opzione. E poi scendere fino a che appunto non trovate le quest dell'evento. Le quest sono di sconfiggere il primo stage, ovvero quello di Jiba Jinpei, sconfiggere Zoro Zoro nello stage 13, che sarebbe il primo stage boss, sconfiggere 5 volte lo Stormtrooper, sconfiggere Bakera nello stage segreto 3, e vi andrò a dire anche come aprire gli stage segreti. Sconfiggere il boss dello stage 45 senza usare continua. Sconfiggere 20 volte Digitrooper o lo Stormtrooper come lo chiamo io. E giocare almeno una volta all'attacco al punteggio. Per aprire il primo stage segreto bisognerà collegare 15 yokai o più, tutti quanti in fila senza alzare il dito, nello stage 13. Per il secondo livello segreto nello stage 26 ottenete una combo di 20 o superiore, mentre per il terzo e ultimo livello segreto nello stage 45 create uno yokai di dimensione 30 o superiore. Una volta completata la prima mappa si arriva alla seconda. La seconda inizia ad essere davvero importante, perché fin dal primo boss, che è appunto Maximus Puro, noi affrontandolo riceviamo una componente per il nuovo orologio che andremo appunto ad assemblare poi, sconfiggendo i vari livelli di cui si prende il cinturino tramite le missioni. Per ricevere il cinturino bisogna completare lo stage segreto numero 3, che appunto vi ho già detto come si apre, con Jiba Jinpei in squadra creando 30 combo. Non proprio con Jiba Jinpei, basta però che Jiba Jinpei sia in squadra. Mentre per le altre componenti dobbiamo comunque sconfiggere gli yokai che ci si parano nella mappa numero 2, ma anche nella mappa numero 3. Come potete vedere ho completato tutte le mappe, mi mancano appunto da prendere tutte quante le stelline, però ho aperto tutti quanti gli stage segreti, mi manca solo la quest di battere 20 volte, ovvero la numero 6, di battere 20 volte Digitroop, e poi ho finito anche le Niambo. Mi sono messo molto bene con la missione, poi certo bisognerà farmare con la fionda, che è un po' una seccatura, si fanno pochissimi punti. Quindi il mio consiglio è completate tutte quante le missioni, cercate di completarle perché altrimenti farete pochissimi punti con questo evento.
Andiamo però a vedere le slottate. In realtà io starei registrando prima le slottate e poi andrò a registrare tutto quanto il resto delle mappe, ma ho il potere dell'editing. E cavolo, questa è andata davvero male come slottata. Non posso neanche farne tante perché non ho assolutamente i punti, come ho detto, non ho farmato per nulla. E anche chi mi dice usa autoclicker, sì, ma autoclicker nel Budokai è quasi impossibile da programmare. Una, dammi qualcosa di bello almeno. No. Però, in quella rossa. Guarda, Earthwalker, io ti voglio bene. Earthwalker sarebbe l'ultima trasformazione di Jiba Jinpei. E io sapevo che c'era in questo evento, perché appunto è anche lo yokai evento che compare all'inizio, quindi bello da casa, benvenuto in famiglia. Con i pattini! E sembra che abbia due cipolle per coda, infatti la fiammella sulla coda sembra quasi una cipolla. Molto carino. Ah, c'era un triple S! Cavoli, ero così occupato a guardare lo ZZ. Va bene, lo andremo a vedere dopo. Facciamoci un'altra slottata giusto per il gusto di farcela. Ah, ok, il dottore. Ma facciamocene pure un'altra, va. Crepi l'avarizia, vai. Ok, un'altra doppia S. Due doppia S, che uno mi sa che. Ah, questo è un nemico nel gioco. Desconductor. Ah, ma questo. Ah, questo forse era un nemico nel gioco, ma non ci ho fatto mai più di tanto caso. Ah, Babbo Saetta, che poi anche nel gioco l'ho visto, bello. E Earthwalker, ora sto controllando, mi dà punti danno contro Elzemachia per tutta quanta la lotta. Però per alcuni giorni mi dà solo il 20%. Alcuni giorni, dal 14 ottobre fino alla fine, che sarebbe il 15. Mi dà 1257% in più di danno. Bomba. Mentre questo qui, Goku Akumon Ban, che nome, mi dà bonus contro Digi Trooper. Ottimo. Questi due devo potenziarli, li vado subito a potenziare. Comunque, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averla seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione che c'è il link per Instagram e Discord. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!